secondo video sulla serie degli attacchi di panico, dove ci domandiamo quali tecniche devo usare. Posto che ti invito a ridimensionare il ruolo che hanno le tecniche, per farlo potresti andare a vederti il mio video, tecniche di psicoterapia, gli errori che tutti gli psicologi fanno, non possiamo comunque escluderle. Quindi hai definito problema e obiettivo della terapia, e ora che si fa? Nel video precedente non ho parlato dell'obiettivo. Questo perché? Perché chi viene per un problema specifico generalmente ha come obiettivo quello di risolvere quel problema, però non darlo mai per scontato. Come avrei visto in altri miei video, per esempio quello su definire l'obiettivo in prima seduta, a volte è importante farlo per capire bene dove vuole arrivare la persona. Quindi, definito problema obiettivo, che cosa fai con gli attacchi di panico? Beh, innanzitutto ci sono almeno due tecniche che devi usare durante il colloquio. Sono due tecniche comunicative, tanto che il loro scopo, più che prescrittivo, è performativo. Significa che usandole indurrai dolcemente la persona a fare qualcosa. Vediamole meglio. La prima comunicazione serve a creare avversione verso l'evitamento. Se ti ricordi, nel video precedente abbiamo visto che indagherai se e quanto la persona evita determinate situazioni, no? Bene, se ti dice di sì, dovrai dirgli: ok, e questo evitamento migliora o peggiora la tua situazione? Ti rende più forte o più debole? Ti avvicina o ti allontana dalla risoluzione del tuo problema? Generalmente è facile rendersi conto che l'evitamento peggiora la situazione. A quel punto aggiungerai: non voglio dirti di smettere di evitare, ma solo di riflettere sul fatto che più eviti, peggio stai. Nella tua indagine avrai anche capito se la persona coinvolge o meno altre persone, e a questo punto farai delle comunicazioni anche riguardo alle richieste di aiuto o rassicurazioni. E gli dirai così: nei prossimi giorni vorrei che riflettessi su una cosa. Tutte le volte che chiedi aiuto, chi ti aiuta ti lancia due messaggi. Il primo, evidente, è "ti voglio bene", ma il secondo, più subdolo e sottile, è "tu da solo non sei in grado". Vorrei che ci riflettessi tutte le volte che chiedi aiuto. Capisci perché sono delle comunicazioni performative? Il loro scopo è di indurre la persona a ridurre ciò che mantiene in vita il suo problema. Infatti l'errore spesso è quello di far equivalere la tecnica con la prescrizione, con il compito che si dà a fine seduta, ma come già De Schaeser e Berg e tanti altri avevano sottolineato, all'interno del colloquio usiamo diverse tecniche, il colloquio stesso è una tecnica. E a questo punto arriviamo alle prescrizioni chiave, quelle da dare a fine della seduta. La prima è il diario di bordo. Dovrai dire alla persona di segnarsi su un blocchetto note o sul cellulare le seguenti voci: data, ora, luogo, persone presenti, situazione, pensieri, sintomi, reazioni. Tutte le volte in cui gli dovesse venire un attacco di panico, dovrà tirare fuori questo suo diario di bordo e compilarlo immediatamente. La logica prevalente sottostante questo tipo di tecnica è spostare l'attenzione. La persona si concentra sul compito e in questo modo però sposta l'attenzione dal monitoraggio delle proprie sensazioni corporee, che generalmente è ciò che appunto amplifica le sensazioni stesse, le ansie, arrivando fino all'attacco di panico. Non è raro che in seconda seduta, infatti, la persona già torni con una riduzione della sua sintomatologia, del suo problema, in termini del FID, come lo chiamo io, nel senso di frequenza, intensità e durata. La seconda tecnica è la congiura del silenzio. Ho fatto già un video che si chiama proprio la tecnica della congiura del silenzio, a cui ti rimando per poterla approfondire. Anche qui, se hai fatto bene l'indagine del problema, come visto nel video della settimana scorsa, avrai indagato se la persona parla per l'appunto delle sue ansie. E la congiura del silenzio è una prescrizione diretta per bloccare direttamente un'azione, che è quella appunto di verbalizzare le proprie ansie. L'ultima tecnica da utilizzare in prima seduta è quella del come peggiorare. Anche su questa ho fatto un video, puoi cercarlo proprio con queste parole su YouTube, e quindi vai lì per approfondirla. Scusa se ti rimando a tanti altri video, ma voglio evitare di fare dei video di 10 minuti, quindi magari già conosci le tecniche e quindi non hai bisogno di approfondirle, magari hai già visto i video, o magari no, allora puoi semplicemente cercare questi altri video per approfondirle. La logica sottostante il come peggiorare in questo caso è quello di creare consapevolezza e creare avversione verso quei comportamenti che, se vengono messi in atto, peggiorano anche qui la situazione. Questo è l'insieme delle tecniche principali che vengono utilizzate in terapia strategica, in particolare per gli attacchi di panico, nella prima seduta, mi raccomando. E come ricorda Nardone, però, c'è da considerare una cosa: devi sempre avere un linguaggio suggestivo nel prescriverle.
Il rischio, altrimenti, è che non vengono eseguite. Dovrai quindi condire e anticipare tanto le tecniche comunicative quanto le prescrizioni di un linguaggio ricco di immagini ed evocazioni. È una cosa che anche questa spiego in un video che è il linguaggio suggestivo in terapia breve. E invece la peggiore fantasia? Beh, quella arriva in seconda seduta, quindi ci vediamo tra una settimana. Terzo video.